È passato esattamente un anno da quando abbiamo finito di raccogliere le firme, quelle più di 200.000 firme, un'impresa per le nostre forze ciclopica. E oggi facciamo un altro passo. Intanto siamo ancora qui ed è già un ottimo risultato. Non era facile nel marasma italiano passare indenni. Non siamo ancora la casa comune, quella dovremmo costruirla in tanti, ma siamo una comunità di donne e di uomini che si riconoscono l'un l'altro, che hanno messo in comune dei valori e degli obiettivi che condividono e che come tali possono assumere decisioni condivise. E adesso bisogna però fare un passo in avanti, quello di costruire una soggettività nuova, innovativa, che sappia dare rappresentanza ai tanti e alle tante che non accettano le politiche neoliberiste dell'Europa e che sono fortemente critici e alternativi anche al renzismo e al suo governo. Confido che l'Assemblea riesca da un lato a solidificare l'altra Europa e quindi anche a darsi degli organismi di coordinamento e un portavoce, e dall'altra che l'altra Europa sia, come è stata in questi mesi, il soggetto che propone il progetto unitario, e quindi l'altra Europa come soggettività e anche come proposta politica. Se dall'Assemblea riesce ad uscire questo, io penso che sia un buon passo in avanti per arrivare dopo le regionali a fare effettivamente un percorso di costruzione del soggetto della sinistra. A me quello che interessava della lista Tsipras quando è nata è che aveva degli argomenti molto forti di contestazione della politica europea, proposta per un altro tipo di Europa, davvero un'altra Europa dove l'attenzione sociale, ai beni comuni, al lavoro fosse prevalente sull'attenzione alle banche, che continua a essere prevalente anche con quantitative easing. Stiamo parlando di salvare sistemi finanziari e non di salvare posti di lavoro. Ecco, questa idea secondo me è un'idea vincente, cioè un'idea che si affermerà sempre di più. Poi chi la porterà avanti o qual è la sigla più giusta, il leader più, sono cose di cui francamente mi importa molto meno. Prima di affrontare temi organizzativi, per me il punto è che cosa abbiamo intenzione di provare a costruire. Io credo che o prendiamo esempio dalla Grecia per davvero o non andiamo da nessuna parte. Prendere esempio dalla Grecia secondo me significa pensare di costruire una mobilitazione, un conflitto reale nel paese. Io ho paura che ci sia chi pensa che si risolve la questione sedendosi intorno a un tavolo e trovando la formula organizzativa per farci uscire da questo pantano. Io non credo che sia così, non è sedendosi intorno a un tavolo e mettendo insieme pezzettini di burocrazie, così come non è pensando che esce il nostro Tsipras italiano dal cilindro come il coniglio del mago. Io penso che noi dobbiamo costruire un terreno sociale. Non c'è politica oggi se non c'è innanzitutto una grande rivolta sociale, quindi la coalizione sociale è utile e per quanto mi riguarda è già un fatto politico nella vita del paese. C'è una parte, io mi iscrivo a questa, e oggi ne discuteremo, mette al centro della proposta il problema dei mezzi con cui realizzarla e in particolare il problema di come accumulare forza, di come produrre quella massa critica sufficientemente ampia e pesante da spostare gli equilibri politici, perché se non si spostano gli equilibri politici in Italia e in Europa si stenta a sopravvivere e poi si muore, non come altra Europa con Tsipras, come paese, come sistema paese, come società. Questo dell'accumulazione di una massa critica e di una forza che dia credibilità è la condizione per riportare al voto un'infinità di persone che si sono ritirate, e si sono ritirate non solo perché non ci sono idee proposte, ma anche perché non ci sono soggetti credibili in grado di dare seguito a ciò che promettono e che propongono.
E io credo che ci sia una parte di noi che ritiene sia sufficiente invece la testimonianza, sia sufficiente invece essere puri, coerenti e radicali per esaurire il proprio compito. Ma io non voglio entrare in queste polemiche francamente un po' provinciali, anche la coalizione sociale contro questi, SEL, Rifondazione, la società civile, non me ne importa proprio niente, devo dire, essere sincero. A me importa la questione del Jobs Act, perché che cos'è il Jobs Act? In definitiva è il modo di risolvere, di portare alla Germania il risultato che hanno portato i governi greci prima, in parte spagnoli, cioè i paesi del sud Europa invece di pensare a un diverso modello di sviluppo pensano ad abbassare i salari, le tutele dei lavoratori e a creare generazioni di lavoratori giovani che saranno abituati ad avere molti meno soldi e molte meno tutele dei loro padri.